Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Ha ripercorso la propria carriera, Pino Insegno, ospite a Verissimo. E non senza strappare un sorriso a Silvia Toffanin, l'attore ha raccontato il suo esordio. Gli inizi sono stati molto difficili perché il mondo dell'attore doppiatore è molto meritocratico, ha ammesso. Se perdi un provino tu, lo vince un altro bravo, è un mondo di grandi professionisti. Io ho cominciato con film particolari che uscivano nei cinema a luci rosse. Sì, avete sentito bene. Lo stesso Insegno, però, ha ricordato quel periodo in maniera molto divertente. Se ci penso adesso mi viene da ridere, anche perché era diventato molto imbarazzante godere per 9 ore al giorno senza un motivo. Una confessione che scatena subito l'ironia in studio e su cui lui stesso ora ama scherzare. Tutto è stato per lui un'occasione per imparare i trucchi del mestiere. La stessa conduttrice e la gente da casa sono rimasti completamente spiazzati dalle sue parole. C'era questo preconcetto che un attore comico non potesse doppiare un film drammatico. Ha anche aggiunto ricordando che all'inizio usava uno pseudonimo che gli ha portato fortuna. Ho fatto un provino per Belli e Dannati con Keanu Reeves con il nome di Mario Persichetti e ho vinto. Ho scelto questo nome perché una sera a Trastevere una persona urlava questo nome. Il film fu doppiato molto bene, da me e Fabio Boccanera. E da quel momento ha avuto un grande successo. E voi conoscevate questo particolare del passato di Pino Insegno? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.